Ciao a tutti! Allora, oggi facciamo i camei. Sì, allora, ho scelto quattro camei diversi, quattro stichedini diversi, eccoli qui. E, per non dimenticarmi la posizione esatta, ho messo poi questi, li toglierò. Io ho scelto anche gli sfondi, cercherò di farli un po', di solito faccio un po' scuri, cerco di farli un po' chiari, visto che mi è stato anche richiesto, ci provo. E niente, io vorrei subito partire da questo perché è il più semplice, nel senso che voglio lasciare lo sfondo così. Praticamente ci metto semplicemente della resina bitrasparente sopra. Aiuto. Ma aiuto. E poi ci metto su come ho fatto l'altro. Devo solo capire qual è il sopra e il sotto. Non so, mi piace di più così. Perfetto, ora prendo la resina. E vediamo un po' che cosa combino. Sono riuscita a mettere la resina, quella grossa, un tubetto grosso, in questo qua piccolo. Quindi ottima cosa. È anche più comodo. Tipo questo era ancora il tubetto della prima resina che avevo comprato. Quindi da lì. Ok. Perfetto. E ora con l'aiuto di uno stuzzichino vado a spostare la resina. Ovviamente, ci sono i peletti che vanno a disturbare anche questi motorini. Vediamo di fare le cose fatte come si devono. Perfetto. Cioè, a me interessa che comunque questa resina serve per tenere gli stickers. Aiuto, ecco. Oh, tutto luccicoso, anche perché è abbastanza opaco questo. Perfetto. E adesso ci vado a mettere allora, era così. Da che era? Non mi ricordo più, perfetto. Allora, le la mettiamo così. Che qua ci mettiamo un fungo. Qua, praticamente facciamo finta che sta cogliendo fragole, ciliegie e funghi nel mare. Mettiamo qui. Adesso lo mettiamo qui e infine ci mettiamo questo. Schiacciamo bene, facciamo vedere un po' qui. Spostiamo un po' la resina. Perfetto, adesso prendo la lucina, se la trovo, forse. Ok, arrivo. E le diamo un colpetto di luce e la metto nella lampada. Importante che stiano belli fermi. Ok, e adesso la metto nell'olombodo. Dentro. Ora facciamo Molang, che volevo farlo con lo sfondo lilla, non so come mai mi è venuto a fare lilla. Quindi spostiamo queste cose, mettiamo un po' di resina, anche se penso che non ce ne voglia troppo qui. Poi ci metto qualche glitterino lilla, anche se mi sa che questo non viene molto chiaro perché il lilla è abbastanza scuro. Vediamo cosa combino. E poi un po' di pigmento. Ok, non è perfettamente lilla, però va bene. Vediamo cosa esce. E dai, per essere... Oh, che nebbia, non me l'ho accorto. Oh, ok. Magari faccio così. Ecco. Bellissimo. Molto molto chiaro. Ottimo. Quello che volevamo. Sì, perfetto. Ero preoccupata che uscisse troppo scuro. Non sembra neanche lilla. Meglio. Ok. Cose molto semplici, ma molto carine, soprattutto. A noi interessa questo. Ole! Gente educata che c'è al mondo. Ok, allora. Mettiamo dentro il piccolo Monang, che se la ascialla nel castello. Perfetto, e adesso vediamo
l'asciugatura così. E ora facciamo il Tamagotchi. Allora, il Tamagotchi è tipo oro. Aspettate che butto via questo. Allora, il Tamagotchi è oro e voglio fargli i dettagli rosa. Eccolo qui, con il panda. Aiuto, dov'è? Con i cuoricini, dato che qua c'è il cuoricino. Ok, prepariamo tutto. Prepariamo todos. Allora, anche qui non ci vuole molta resina. Che comodità, questo cosino qua, me l'ero dimenticata completamente. Ok, allora. Apriamo senza fare troppi danni. Ho perso lo stuzzichino. Ok, allora, un pochino di rosa che sta andando dove non deve andare, fa niente. E ci mettiamo anche qualche glitterino. Perfetto. E ora cerco di andare a prendere questi e mescoliamo. Molto molto carino, vediamo un po'. Aiuto. Oh, ma è bellissimo. È davvero molto bello. Ok, manca ancora un piccolo angolo. Ed ecco fatto. Ma soprattutto devo andare a pulire qui. Prendiamo un fazzolettino, tac. Ok, e adesso ci vado a mettere dentro il pandino. Eccolo qui, si sta veramente a pelo. Sistemiamo un po' qua. Che carino. Ma perché non mette fuoco? Ora do un colpettino di luce. Ok, e adesso vado a fare anche i dettagli. Quindi il cuoricino. Perfettissimo. E anche i bottoncini. Non è che si vedono molto i bottoncini. Però l'importante. Ma cos'è sta roba qui? Che balotine. Ok. Uno, due. E oh, adesso si vedono meglio. Perfetto. Ora, ma sta mettendo a fuoco questo, ci rendiamo conto. È un cricetino, ma non è il solito cricetino che uso di solito. Nuovo cricetino. Perfetto, adesso mettiamo ad asciugare anche questo. E manca, praticamente ho scelto questo cameo arancio con questo cricetino. Cricetino arancio. Ok, questo lo spostiamo che non ci serve più. Puliamo la pacchettina. E ora facciamo questo cricetino. Che mangia il biscottino e voglio fargli dietro uno sfondo a verde sempre sul chiaro. Allora, questo cameo qua serve un po' più resina. Ok. E ora ho visto un coso. Via. Ci metto i glitterini, appunto verdi ovviamente, e un pochino di questo qua, pigmento, che poi sono ombretti. Ho usato tutti e tre ombretti. Ok. E andiamo a mescolare e vediamo che cosa succede. Aspettate. Ma io ci metterei qualche altro glitter. Per fare l'effetto dell'album. Oh, così mi piace di più. Molto bene, e adesso buttiamo tutto qui dentro. Non troppo, perché di solito questo qua ne metto troppo e poi la creazione, cioè, si alza tutto perché non si è asciugato perfettamente. Quindi tiriamo bene. Onde evitare queste cose, che poi ci rimango malissimo. Ok, bellissimo lo sfondo che è venuto, molto chiaro.
e soprattutto molto glitteroso. Penso che vada bene così, ok. E ora ci metto dentro questo bel cricetino. Che mangia il biscottino. Messo dritto. Ok, adesso finisco la parte sopra e poi vediamo il risultato. Ok, è giunto il momento di vedere le creazioni finite. Allora, prendo da quelli che vedevano prima. Abbiamo questo cricetino qua che mangia il biscottino. Guarda come scotta. Bellissimo. Scotta un sacco. Poi abbiamo il Tamagotchi con il panda, con i cuoricini. Questo è super bello e anche super nella nebbia. Eccolo qui. Poi abbiamo Molag nel castello. Se riesco a prenderlo. Eccolo qui. E gli ho messo anche un cuoricino. Aiuto, madonna. Un cuoricino, eccolo qua. Non lo mette a fuoco perché c'è stata l'altra roba. Ok. Molto molto carino e scintillante. E per ultimo, Melody, che sta cogliendo i fiori, cioè più che altro la frutta e i funghi. Ok, allora il mio preferito, non so davvero cosa dire, mi piacciono davvero molto questi due, ma mi piacciono davvero tutti. Niente, quindi voi fatemi sapere qual è il vostro preferito. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!